Ciao, io sono Isabella dell'Altra Babele e insieme noi Altra Babele, insieme ad Arci e al Sindacato degli Studenti abbiamo organizzato questo festival chiamato Bimatricola, che vuole essere un festival di benvenuto agli studenti, soprattutto quelli che arrivano a Bologna per la prima volta, cioè le matricole, ma poi in generale a tutti gli studenti che comunque tornano a Bologna dopo l'estate. Abbiamo organizzato questo festival di 4 giorni come momento in cui la città si presenta agli studenti. Abbiamo cercato di dimostrare un po' il meglio di questa città per evitare il fatto che gli studenti siano una specie di turisti poi in questa città. Quindi abbiamo ospitato varie associazioni che hanno fatto il loro banchetto. Abbiamo organizzato un contest musicale rivolto a gruppi di studenti. Abbiamo cercato anche di offrire delle iniziative di qualità, naturalmente a ingresso gratuito. E siamo qui nel Parco della Montagnola e ringraziamo Arci che ci ha concesso l'uso di questa struttura molto bella. E ringraziamo anche il Front of House, che è sempre un circolo Arci di recente nascita, che ha messo a disposizione i premi per il concorso musicale. E niente, noi oggi è il penultimo giorno di festival, abbiamo il contest che non so se si sente in sottofondo, poi avremo le officine della camomilla e il DJ set del boom. Abbiamo iniziato giovedì con il contest e il DJ set dei 48 Roots, ieri ci sono stati gli Etnia Super Santos e il DJ Topo e domani, visto che è domenica, ci riposeremo, guarderemo Paz, che è un film, diciamo, è un po' il film da vedere se si passa da Bologna anche per poco. E niente, e poi andiamo a dormire. Mi chiamo Giulia Sudano, sono la responsabile dell'associazione Candidamente. Candidamente è un'associazione nata a Bologna nel giugno 2010 da un gruppo di giovani fra i 23 e i 30 anni. Lo scopo dell'associazione è quello di promuovere nuove forme di partecipazione e la cittadinanza attiva, in particolare dei giovani. Siamo qui al Festival degli Studenti per fare informazione riguardo all'ambientarsi nella città di Bologna per le matricole, con l'iniziativa che si chiama Balotto, il salotto Buzz informativo per Bologna. Diamo delle informazioni agli studenti su le attività culturali a Bologna, quali sono le attività da fare per gli studenti universitari, cosa poter fare e anche un po' di dizionario bolognese-italiano per ambientarsi anche con il gergo della città. Inoltre siamo qui per promuovere un ciclo di incontri che si chiama Rivolucrazia, che stiamo promuovendo con l'associazione Caffè Belmeloro, e quindi è un modo per fare informazioni su più fronti, sia per ambientarsi nella città sia per promuovere delle iniziative di informazione e partecipazione sul territorio di Bologna. Ciao, sono Chiara del CUS Bologna e siamo qui per promuovere le nostre attività, che sono attività sportive per tutti gli universitari. Ci sono sport di ogni tipo, dall'arrampicata, rugby, ultimate frisbee, e penso sia un'occasione per tutti gli studenti che vengono qui a Bologna.